assistito allo spettacolo degli sbandieratori, alla drammatizzazione della prima parte del nostro tema storico. Ed ora ecco che troviamo il palio, il regno per il Rione, che questa sera inizierà la corsa delle volte, attesissima corsa delle volte, dove sappiamo sempre poter contare sulla maestria dei nostri militari. Sì, questo palio è ora ufficialmente aperto, inizia la seconda parte della giornata, dove assisteremo al corteo storico, dove tutti i nostri figuranti sfileranno per le vie della città fino a raggiungere il castello di Monteruzzo. E da lì la serata sarà ricca di appuntamenti, dalle ore 20 gli sbandieratori, alle 21 la bellissima corsa delle botti, come ci dicevamo, dove vedremo ancora una volta scendere tra le strette e dolorose vie del nostro borgo gli abiti votari e spingere delle pesantissime botti per aggiudicarsi l'ambito premio, il palio 2022. Poi seguirà, perché non è finita con l'arrivo della corsa delle botti, la nostra serata proseguirà ancora. Potremo assistere alla seconda parte di questa drammatizzazione, seguirà poi lo spettacolo della compagnia dei fogli, dal titolo del fuoco della Fenice. Eh sì, perché la Fenice è proprio il tema, come si dice, davvero un leitmotiv che ci accompagnerà durante tutto questo palio. E dopo due anni di pandemia, la rinascita del borgo, ed è un augurio anche per tutti noi di poter tornare alla nostra vita, di poter rinascere, e come appunto la Fenice sorge dalle proprie ceneri, anche noi sorgeremo da questo pericolo giudizio. E poi ovviamente con gioia, con grande letizia, e la gloria di un immenso spettacolo pirotecnico, e certo, più come tutti gli ambiti della nostra manifestazione.